Si è appena tenuto l'incontro delle sigle sindacali con ArcelorMittal per vedere quale sarà il futuro della fabbrica in questo momento terribile di coronavirus. Si chiede giustamente, ovviamente, una sensibile riduzione delle unità lavorative proprio al minimo. Vediamo com'è andata. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. L'incontro è terminato, non ci sono particolarità rispetto alle dichiarazioni aziendali, c'è una novità rilevante che il sindacato è su un'unica posizione, quindi Finfiammo Uimo USB, abbiamo immediatamente inviato una richiesta di convocazione al prefetto che poi dovrebbe essere quello che per decreto dovrebbe avere l'ultima parola sulle produzioni e abbiamo dichiarato, diciamo, unitariamente che per noi non c'è alternativa al minimo tecnico, quindi alla comandata in fabbrica, mandando via a casa in tranquillità tutti i lavoratori di Arcelor e dell'appalto Arcelor. L'azienda oggi, come dire, come è apparsa? Ma non sembrava, come dire, c'è stato un passaggio in cui il responsabile aziendale ha detto che il DPCM poi in realtà rispetto a quello che noi già avevamo fatto non portava sostanziose novità. Noi qui, diciamo, abbiamo alzato i toni, abbiamo detto che è inaccettabile che non ci sia, come dire, una volontà chiara da parte dell'azienda sul diminuire pezzi di numeri di impianti importanti. Faccio un esempio: le officine, le manutenzioni, l'officina RIL, i magazzini, mandando a casa gli addetti, mettendoli in sicurezza. Quindi da questo, come dire, li abbiamo incalzati, ci hanno detto che mercoledì ci sarà un'ulteriore convocazione e ci faranno, come dire, un'ulteriore proposta di riduzione, però io credo che a questo punto non si possa ragionare se non partendo dal minimo tecnico che è, come dire, l'obiettivo comune che tutto il sindacato ha all'interno di quella fabbrica ad oggi. A questo punto la parola decisiva spetterà al prefetto. Ma diciamo che poi alla fine noi vogliamo parlare con Sua Eccellenza per spiegargli che sostanzialmente lì ci sono due rischi. Se si continua, come dire, ad andare avanti così, al primo contagio probabilmente non avremo neanche la condizione di avere il minimo tecnico, e questo è il problema grosso all'interno di quella fabbrica. E, tra l'altro, oggi più volte abbiamo posto una domanda rispetto all'eventuale piano di emergenza che Arcelor secondo noi dovrebbe avere rispetto all'esplosione di contagio, in realtà non c'è. Prendiamo atto, come dire, che loro non hanno predisposto un piano, quindi questo ci preoccupa ancora di più, perché noi abbiamo sempre indicato una strada che portava via via, come dire, alla diminuzione degli organici sia degli appalti che dei sociali, proprio per mettere in condizioni tutti di vivere questo periodo che sarà un periodo di picco massimo dei contagi con la massima tranquillità. Con il minimo tecnico quante unità lavorative sarebbero coinvolte? Ma in totale scarso un migliaio, che sono proprio il minimo minimo. Sì, che sarebbero quelle che poi sarebbero addette alla sicurezza impiantistica e anche rispetto agli incidenti rilevanti, perché non dobbiamo dimenticare che fermare di botto rischia poi di provocare, come dire, situazioni che... Al momento invece quanti sono impiegati? L'ultimo dato oggi è confermato un numero intorno alle 3.600 unità, con la fermata però dell'acciaieria 1 che nei fatti avviene da stanotte. Da domani dovremmo andare intorno alle 3.000 unità giornaliere. Per noi sono troppe, noi l'abbiamo detto, sono 3.000 persone, sono troppe, unite ai 2.000 dell'appalto continuano ad entrare all'interno di quella fabbrica. Anche qua abbiamo lanciato un segnale chiaro, abbiamo detto che secondo noi, come dire, bisognerebbe fare un discorso generalizzato e a un certo punto seguire alla lettera quello che prevede il minimo tecnico, cioè solo le persone indispensabili per la messa in sicurezza, e poi attendere che questa ondata di contagi passi e che la situazione torni alla normalità. Per concludere, l'azienda non ha detto no, ma non ha detto neanche sì. L'azienda si è nascosta dietro tutta una serie di questioni di carattere tecnico, addirittura tentenna, diciamo. Sì, hanno anche detto che il treno nastri, come dire, 2 per l'equilibrio rispetto alle rete gas è importante che sia in marcia. Dal nostro punto di vista non siamo assolutamente d'accordo, abbiamo chiesto al prefetto di incontrarci proprio perché vogliamo dire la nostra dal punto di vista tecnico e dimostrare che in realtà si può fare tanto di più rispetto a quello che si è già fatto, e soprattutto dal nostro punto di vista bisogna dare un messaggio di estensivo, perché le ultime notizie con l'aumento dei contagi stanno creando un clima ancora più pesante rispetto a quello che abbiamo vissuto nelle scorse giornate.